Ciao a tutti samurai e bentornati su Total War Shogun 2. Nello scorso episodio ci siamo vantati di tutti i soldi che riuscivamo a fare in un mese, vero? Ciao. Bene, ora è il caso di pensare a come utilizzarli nel migliore dei modi. E la risposta è, esattamente, reclutando i due eserciti più potenti che il Giappone possa ricordare. Come faccio a leggervi sempre nel pensiero? È un trucchetto ninja come tanti altri. Ora spostiamoci in gioco perché vi mostrerò che tipo di esercito ho in mente. Ciao a tutti samurai, bentornati in un nuovo episodio dedicato a Total War Shogun 2. Nello scorso episodio abbiamo iniziato la costruzione del grande esercito, come l'ho sempre chiamato, cioè il secondo esercito che daremo in carico al nostro erede. A Satsuma, tu sei unità di samurai con il Nodachi, ovviamente opportunamente potenziate con attacco e morale in modo da essere devastanti, stanno per iniziare a essere addestrate. E voglio fare la stessa cosa a Nord Abuzen con i samurai con arco, ne voglio anche in questo caso 4. Serviranno 8 turni e questi rappresenteranno, anzi 5 facciamo, rappresenteranno la potenza di fuoco delle nostre frecce, appunto infuocate e molto precise. E a Higo avrei la necessità di prendere della cavalleria pesante, però non sono ancora riuscito a fare il maestro di lancia e quindi penso che per questo esercito passerò. Ma due unità o tre di cavalleria leggera ci servono poi per gli inseguimenti. Detto questo, avevamo un ninja che si sta girando da queste parti e prova a sabotare la struttura. Vediamo se lo sabotaggio va a buon fine. È la prima volta che ci proviamo. Io adoro i video perché sono sempre uguali, ma se il sabotaggio riesce hanno un finale diverso. E qui sta fallendo, e sta fallendo miseramente. Ok, riesce a scappare. Ragazzi, è fallito ma siamo scappati. Ok, va bene, adoro questi video. Poi avevamo la rotta commerciale con l'Indonesia che si è aperta, ma qui stiamo lavorando per costruire le navi adatte. E basta, quindi direi di chiudere e di passare subito al turno successivo. Magari diamo un'occhiata alla via del C. A che cosa stavamo lavorando adesso? L'essenza dello spirito, no. Vediamo di migliorare qualcosa di diverso. È l'unica che ci manca insieme al no. Più uno all'onore del daimyo, ragazzi, con la cerimonia del tè non si butta via, perché purtroppo abbiamo l'onore un po' macchiato. Ok. Io ho arrivato ad avere 10.000 soldini per turno. E poi da quando i pirati mi hanno rotto le palle, piratando appunto il commercio, sono sceso a 7.600 e adesso non riesco a farci nulla. Questo è un po' un peccato, ma è la vita. Ok, ok. Turno su... meno 3 previsto, aia. Qui c'è un problema. Qui c'è un problema, ragazzi. Avremo un periodo di carestia se non mi sbrigo a potenziare il cibo, oppure se... allora, a Higo cancelliamo il castello, esatto, andiamo meno 2. Ai ai ai. Qui possiamo potenziare l'agricoltura terrazza, anche se il terreno è sterile e serve del cibo. 5 turni e la fattoria di Hyuga verrà potenziata. Volevo cancellarla addirittura, ma sarebbe stato un grave errore secondo me. Quindi, adesso si ricomincia questo episodio con i fondi che scenderanno drasticamente, ma abbiamo investito davvero tanto a Kyushu, quindi... adesso è il momento di produrre l'esercito finale. E purtroppo il nostro ninja è stato arrestato e giustiziato. Shit. È andata veramente male. È andata veramente male, dobbiamo fare un altro. La Nodachi richiede una grande abilità da parte Eccoci di qua. Chi la utilizza. Mega spada Nodachi. Le sue dimensioni rendono vulnerabile in difesa chi la impugna, ma durante la carica d'attacco. Perfetto. Ideale per... abbiamo cavalleria leggera e fanteria con Nodachi. Più 25 ricchezza dai porti, va bene. Allora, fatemi dare un'occhiata a questa rotta commerciale. Ci sono dentro i nostri alleati, d'accordo. Potremmo andare a vedere questa dei cavalli da guerra, ma lasciamola perdere. Allora, questa flotta rientra a casuccia. La fanteria con Nodachi esce con il buon Shimazu. E questo esercito mi entra qui dentro perché voglio vedere se ho la possibilità
di potenziarlo. E sapete cosa? Non so come si fa. E probabilmente non esiste il modo di potenziare se non reclutando di nuovo, se non sbaglio. Sì, ragazzi, ho controllato un forum, quindi qui ho fatto un errore notevole. Però, volendo, potrei, insomma, trarne giovamento, nel senso che se io congedo queste unità, poi Sono l'estrema. io posso mettere insieme questo esercito e queste tre fanterie con Nodaci, semplicemente le riporto a nord e questo diventa un esercito del mio daimyo. Perfetto. Tre fanterie con Nodaci, quattro samurai con katana, lance e samurai con arco. Fine della storia, li riportiamo a Buzen e questo esercito è pronto. Magari se sono bravo ci metto dentro anche un po' di fanteria leggera quando questi arrivano ed è fatta. Ci mettiamo due unità di fanteria leggera e questo esercito è molto, molto ben equilibrato. Possiamo pensarci. Questo significa che allora prenderemo ancora un Nodaci e immaginata sono spada lama lunga. Quindi sono la versione migliorata della katana, mentre invece i Nodaci, anche queste spade. Facciamo così, dai. Due Nodaci e quattro. Quattro Nodaci e due Naginata. Sì, proviamo in questo modo. Torniamo a Dizen. Posso potenziare la cosca criminale per i ninja, ma questo lo recluto comunque. E poi andiamo a vedere che cosa si può fare. Basta così. お疲れします。 Aggiustiamo la flotta. Porto militare non è ancora arrivato. Voglio vedere a lungo 96%. Abbiamo convertito praticamente tutto. Ok, fantastico. Andiamo a vedere la diplomazia. Tutto tranquillo. Andiamo a vedere la padronanza. Ok, l'abbiamo già fatto. Turno successivo. Turno successivo. E adesso l'esercito del daimyo ritorna potenziato, non abbiamo più degli Yari Ashigaru che ormai non hanno più senso e presto avremo anche due unità di cavalleria leggera, mentre invece l'esercito del nostro erede lo andiamo a potenziare adesso. E poi con questi due eserciti io attaccherò i Chosokabe. Chosokabe. Quindi sembrano abbastanza forti. Abbastanza forti. Però ho degli agenti che fanno schifo, quindi devo iniziare un pochino a macrarli, se volete passarmi il termine. Eccoci qua. Adesso qui le navi commerciali quante sono? 4. Mi vanno a commerciare con l'Indonesia e riprendo praticamente le cambio. E queste vanno giù. Ok. Quindi queste poi le andiamo a riportare a Satsuma e le aggiustiamo se serve aggiustarle. Sì. E qui che cosa abbiamo? Un'altra cobaia con archi che si fa ad aggiustare. Ok. Qui che cosa abbiamo? Cobaia con archi anche qui va dentro. E reclutiamo altre 4 navi mercantili. Benissimo. Ok. Possiamo fare un nuovo edificio? Allora, taverna, scuderie, dojo di arcieri, mercato. E ragazzi, per l'accampamento serve cielo e terra, che probabilmente è una tecnologia che mi manca. Infatti, e penso che farò un accampamento qui a Satsuma. Quindi per adesso aspetto. Scambio di riso. Mi dà più cibo? Ah, consuma cibo lo scambio di riso. Non posso. Posso davvero, dannazione. Ok. Abbiamo finito, siamo arrivati al massimo cibo disponibile perché poi andremo a zero sulle scorte, quindi che non è una bella cosa. Turno successivo. Il nostro esercito marcia marcia. Ah, la cavalleria leggera si è unita. Un'unità, ma penso che ne metterò dentro almeno un altro paio. Almeno una ci sta sicuramente. Se poi avessi tre unità di cavalleria leggera non sarebbe affatto male. Ok, crisi alimentare. C'è carenza di cibo in questa provincia. È a Buzen, meno uno. Avevamo detto, va bene. Ah, dannazione. Dov'è che ho un mercato del riso?
Questo consuma due cibo. Ok, ho capito. Questo è un problema, perché... questo fa crescere il malcontento. Ah, la fortezza di Busen e la gilda dei mercanti mi hanno fatto un meno uno. Merda. D'accordo, andiamo a vedere cosa possiamo costruire. Poligono, gilda. Sul reclutamento mi serve qualcosa? No. A Busen? No. Ok. Prendo un'altra taverna per la furtività. Qui quando avremo finito questa gilda faremo a questo punto poi il ninja. E mi tocca andare sul Cionido. Soltanto che ci metterò un bel po' di turni e questo è un problema. Questo è un problema. Ok, aggiustiamo questa flotta. Sto pensando di distruggere una... è tipo qui il mercato va bene, ma il mercato non consuma cibo, vero? Questo è uno scambio di riso e consuma cibo. Distruggiamo lo scambio di riso, è l'unica. Distruggiamo uno scambio di riso a Igo e va bene così. Allora, questo ninja mi va dagli alleati a rompere le scatole. Gli faremo fare il giro. E basta. Il monaco che sta a Bungo mi entra in questo... ah no, aspettate. Tu vai qui a Busen. Ha soltanto una cavalleria leggera. Gliene mettiamo dentro altre due. Dovrebbero starci. Perfetto. E il monaco che ispira. Benissimo. Quindi adesso abbiamo 3 cavallerie leggere, una cavalleria pesante, 3 nodaci, 4 katana, 4 samurai yari, 5 samurai con arco. E sono tutti potenziati. E poi abbiamo un monaco che potenzia. Not bad at all. E Bungo adesso è al 99%. Benissimo. Benissimo. Ok, qui intanto gli arcieri stanno andando avanti, ne abbiamo 3. Io a questo punto penso che 5 bastino per il secondo esercito. A Igo però non abbiamo dato altri ordini di cavalleria, ne facciamo 3 anche qui. Mentre su l'esercito 4, ok. Lanciatore di bombe non mi serve per ora. I shikaruyari potenziati sono fighissimi. Facciamo 4 lance. 4 samurai con lo yari. Bungo ha finito il porto militare. E adesso mi ci vai dentro, per favore. E prendiamo le navi più costose, che sono le Bune Sengoku. E ne facciamo 5. Avanti. Adesso iniziamo la flotta militare pesante dall'altro lato dell'isola. Il letale Naginata. Questi samurai sono pericolosi, okay, per le samurai unità di fanteria e di cavalleria, ma deboli. Samurai con Naginata e abbiamo un... oh, abbiamo una promozione di un agente. Mi va a livello 3, sorveglia accampamento livello 6 addirittura. Wow, fantastico. Astuzia nella corruzione e astuzia nella sorveglianza. Andiamo sulla corruzione con questo... con questo tipo, perché voglio vedere se riesco a fare qualcosa di interessante. Intanto noi adesso cerchiamo... no, ci dobbiamo imbarcare se vogliamo andare dai Chocosab. Lasciamo perdere. Ok, andiamo sulle navi mercantili a Satsuma, perché credo di essere arrivato al massimo. Quindi abbiamo 6-8... e queste vanno a 10.
Questa si scambia. Ok. Questa nave mercantile la fondiamo. E le altre due sono rotte, quindi magari le porto ad aggiustare. Whatever. Ok, perfetto. Intanto Buzzer, abbiamo gli arcieri. La gilda dei mercanti qui è stata costruita. Vabbè, siamo sempre a meno uno. Abbiamo bisogno di cibo. Abbiamo bisogno di cibo. Ok. Ci sta ancora un arciere? Domandano milioni di dollari. No, no, non ci sta. E va bene così perché in realtà 5 arcieri basta e avanzano. Torniamo un attimo a sud. Abbiamo ancora un po' di fanteria. Quindi turno successivo. E guardate quanti soldi comunque continuiamo ad avere nonostante la creazione del secondo esercito e il potenziamento del primo. Vedo che comunque anche gli avversari hanno eserciti simili al nostro, nel senso due, e noi tra l'altro abbiamo dei generali molto scarsi perché abbiamo fatto poche battaglie. Diventa difficile. Arte perfezionata, cerimonia del tè. Allora, andiamo a fare una cosa. Meglio avere cielo e terra per accampamento, che permette munizioni e bla bla bla, oppure il cionindo che dà più cibo. Ovviamente andiamo sul cibo. Intanto qui prendiamo il figlio erede e iniziamo a spostarlo da questo verso Buzen. Queste due le teniamo dentro all'altro, perché basta con le fanterie, ragazzi. Abbiamo troppa fanteria, abbiamo 9 unità di fanteria, basta e avanza. Intanto voglio controllare una cosa, Igo, come sta messa? Più 4. Questo significa che questo esercito si cancella, perché non serve. Esatto. Ci fa risparmiare, ma poi non serve, quindi... Intanto la taverna di Buzzer è andata. Facciamo il miglioramento e... L'agricoltura di Yuga è andata. Oh, bene. Questo mi fa piacere. Ok, adesso le navi che avevamo aggiustato qui, commerciali, dove sono? No. What the hell? Non voi, eccoci qua. Queste due mi vanno verso l'Indonesia. E secondo me ritorniamo ad avere 10.000 per turno. 9.600 per turno. Not bad at all. Qui le bune medie. Benissimo. E qui le bune Sengoku. Facciamo diventare Bungo il porto principale della flotta. E qui costruiamo le cobaie con le bombe incendiarie. E ne facciamo un po', un paio. Ok. Qui stiamo te. Mamma mia. Allora, questo Mezuke entra a sorvegliare l'esercito. E adesso Buzen, direi che è pronta. Qui a Bungo eliminiamo. E questo esercito del nostro daimyo si posiziona a Bungo, pronto a salpare verso Chosokabe. Nuovo clan, gli Onma, che hanno una provincia, poverini. Prego, parlate con... E ci portano 10.184 per turno. Stiamo mettendo da parte una quantità di cash che è spaziale. È spaziale. Però per ora mi fermo qui con la costruzione di eserci... No, ne faremo un terzo perché abbiamo un altro figlio. Anche questo più o meno sbilanciato come gli altri due. E prima di chiudere l'episodio voglio farvi vedere poi che potenza militare abbiamo. Ok, un Mezuke aumenta di livello e un Monaco aumenta di livello. Andiamo al Mezuke, che è magistrato e controspionaggio. Ok, gli diamo astuzia negli arresti e la
Andiamo in distruzione degli arresti, rimarrà qui difensivo. Andiamo dal monaco, che è qui dentro, nell'esercito, giusto? Sì. Allora, lui è già conversione buona, ispira gli eserciti, dobbiamo potenziarlo per gli eserciti. Più 4 quando ispira gli eserciti, più 1 probabilità di scappare, no. Pellegrino, più velocità quando si va sulla mappa. Bene. Ragazzi, questo esercito del daimyo è buono. È davvero, davvero, davvero buono. Tanto Izan alla cosca criminale, che si fa? Un bel ninja. Livello 1. Ok. Ok. Quindi posso fare un altro? No. D'accordo. Torniamo un attimo a Satsuma. Che esercito abbiamo? Per adesso 2 samurai con Yari. Avrei potuto fare cielo e terra qui, ma... Allora, facciamo altri 3 samurai con Yari. Anzi, 3 con Yari, 3 con Naginata. Facciamo 2-2-2, dai. 2-2-2, va bene. Ok. Qui abbiamo gli arcieri che dovevamo dare al nostro amico. Benissimo. 3 cavallerie leggere. 2-4-3, va bene. Perfetto. Perfetto, dai. Che manca? Nada. Turno successivo. Ok, ragazzi. Allora, in questo turno non è successo niente se non tante navi costruite che ci servono proprio per la guerra. E attenzione, perché adesso abbiamo raggiunto il massimo. Ma che cos'è sta cosa? Ma questa è una flotta Chosokabi in pace che però sta saccheggiando altre rotte. Ok. Il nostro secondo esercito di Shimazu si mette qui, e a Buzen prendiamo tutti gli arcieri. Aspettate che vi può venire un po' più avanti, perché tutti gli arcieri poi vanno qui dentro. No, non riusciamo ancora a integrarci. Due scatole. Che due scatole veramente, però. Tu vai a ispirare e tu vai a gestire. Ok. Altri 5 arcieri. Altri 3 cavalli leggeri. E qui avevamo già dato l'ordine. E sapete cosa faccio qui? Faccio dei tempi buddisti per arrivare ad avere i monaci buddisti avanzati potenziati con il fabbro. E questa è una figata. Questa è poi una figata. No, la rete di spia non ci serve qui. Avanti. Turno successivo, perché il prossimo è quello in cui imbarchiamo le truppe per poi andare verso Chosokabe. Intanto vediamo che il Giappone è diviso in... Io vedo 4 fazioni importanti. Poi il resto non è dato saperlo, ma 4 fazioni importanti che siamo noi, i nostri alleati arancioni, i Takeda e i Date, se non sbaglio. No, gli Hojo. Questi sono i clan migliori. Umetsuka aumenta di livello. E c'è il monito di Oyamatsumi. Ok, possiamo prendere la compassione del Buddha perdendo solo 1500, converte la popolazione più 1-0, sì, va bene. Assolutamente sì. E ha reso conto del furiere, benissimo. Allora, mettiamo insieme questi eserciti. E adesso questo dovrebbe bastare. E adesso ci si può imbarcare. Adesso ci si può imbarcare. Qui abbiamo il nostro esercitino, benissimo. Allora, diamo un'occhiata alla diplomazia. Qui per il cibo da 5 turni. Daimyo,
Shimazu Takahisha, potenza, potente, prosperità enorme. Siamo probabilmente l'economia più potente del gioco e come potenza siamo potenti. 8 province. Ichosokabe, potenti come potenza, come noi, prosperità grande e province 5. Non hanno alleati e sono in guerra contro gli Yatano e gli Ikoiki. Gli Yatano, che sono i nostri alleati, hanno potenza terrificante e prosperità enorme. Questa potenza terrificante mi fa paura, perché hanno 16 province, sono il doppio di noi, immagino che abbiano almeno 4 o 5 eserciti come il nostro. Dobbiamo prendere il controllo dell'isola di Chosokabe per eguagliarli. Gli Hojo invece sono al nostro livello, con una differenza: noi siamo più ricchi, gli Honma sono piccolissimi, gli Ikuiki hanno 3 province, li hanno distrutti, gli Ashikaga rimangono fermi, i Takeda, terrificante anche la loro potenza. Quindi alla fine Takeda e Yatano la fanno la padrone. È ragione per cui il terzo esercito serve assolutamente, e così come serve la flotta, che adesso noi dividiamo. Allora facciamo così, queste navi vanno qui, questo esercito sale su questa nave, l'esercito dello Shogun e tutte queste altre persone. Aspettate che devo però, esatto, li facciamo uscire. Facciamo selezionare il ninja, no? Che non me lo fa selezionare. Mi entra nell'esercito a fare da esploratore. Bene. Ok, adesso si può. Adesso riesco a mettere gli agenti nell'esercito e mi sale su questa nave. E adesso praticamente, non so se questa è la capitale, qui c'è un castello addirittura. Qui c'è un castello, sono tutti castelli, dannazione. Andremo a conquistarli. Con questi due eserciti, ragazzi, li andiamo a conquistare, ovviamente, nel prossimo episodio. E sbarcheremo i due eserciti nello stesso punto e poi attaccheremo all'inizio un assedio solo. Questa è la mia idea. E una volta che l'assedio ha effetto, magari e conquisteremo una città, aspetteremo i loro attacchi e una volta vinti ci divideremo e inizieremo ad assediare le altre città. Sarà una guerra, secondo me, molto lunga. Però se la vinciamo, dovranno 5 province, ne passiamo da 8 a 13 e poi possiamo competere con gli altri clan, con la differenza che noi saremo molto, molto, molto più ricchi di loro e quindi avremo anche più eserciti. Andiamo in famiglia, perché abbiamo praticamente 3 figli. Perché questa è una sposa e questo è un figlio di 10 anni, quindi. E poi qui abbiamo, sì, persone che non possiamo utilizzare. L'unica cosa che adesso non ricordo, intanto qui possiamo costruire una struttura che volevamo dare, volevamo mettere la scuola di Yari per poi reclutare la cavalleria con la lancia. Sto pensando, intanto un ninja Kisho. Ah, queste sono unità militari, ragazzi, queste sono unità militari interessantissime, queste le facciamo un paio. Penso di aver raggiunto tutto il massimo grado di preparazione che potevo avere. Potrei anche controllare, ma questa rimane agli alleati. Potrei controllare chi c'è qui nello stretto di Oki. Ma non so se mi interessa. Signori, la cosa si sta facendo molto interessante. E nel prossimo episodio ci sarà la guerra contro i Chosokabe, che sarà la nostra seconda grande guerra, e vedremo davvero se saremo in grado di tenere testa a Yatano. In caso di risposta affermativa, è poi chiaro che si romperà l'alleanza con Yatano, onore o disonore che sia, e poi ci sarà una guerra per la conquista del sud del Giappone, perché se poi questa riesce, poi ci sono i Takeda e poi c'è la mega guerra finale civile. C'è ancora tempo. Grazie per essere rimasti con me, grazie ancora per tutti i commenti e i like. Io vi saluto, vi auguro una fantastica giornata o serata, vi do appuntamento alla prossima.